Stiamo per ripartire dopo aver visitato il centro storico di Santo Padre, provincia di Frosinone. Soprattutto dopo che abbiamo mangiato e bevuto dove? Soprattutto mangiato e al bevuto. Ristorante 45 abbiamo mangiato benissimo, abbiamo bevuto benissimo e adesso ripartiamo, ma prima di ripartire posizionerò le telecamere in modo da riprendere il nostro viaggio di ritorno. Seguiteci amici, ciao. Buongiorno a tutti amici e bentornati nel mio canale, a tutti coloro che già sono iscritti, a tutti quelli che stanno vedendo il video, invito, e che non sono ancora iscritti, invito ad iscriversi al mio canale per supportarmi nel mio progetto di far conoscere il nostro bellissimo territorio. Ricordo che ogni fine settimana pubblico un video nuovo e che all'interno del canale ho creato una playlist dove ho disegnato i video per regioni. Questa mattina andremo nel Lazio e precisamente a Santo Padre in provincia di Frosinone, un bellissimo borgo medievale che tra poco scopriremo insieme. E vi saluto con il mio solito ciao. Buongiorno a tutti, sono arrivato a Santo Padre, provincia di Frosinone, e mi trovo nella sede comunale. Io ora ho il piacere di presentarvi il sindaco di questo bellissimo paese che tra poco scopriremo insieme, Giampiero Forte, il quale ci farà compagnia durante l'intero tour del paese e ci farà scoprire tutti i luoghi più belli che ci sono da vedere. Prego, signor sindaco, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Sono veramente contento di potervi fare conoscere il nostro paese, Santo Padre, un paese a 750 metri, quindi un paese di alta collina, nella piena Valle del Liri, quindi siamo in Ciociaria, nella parte meridionale della Ciociaria, quindi qui distanti, vicini a Sora, ma qui distanti sia da Frosinone che da Cassino, i due centri più grandi. Che dire, siamo un paese di circa 1500 abitanti, ci caratterizziamo per le nostre bellezze essenzialmente naturalistiche, siamo a 750 metri, abbiamo un parco naturalistico proprio adiacente al paese, Monte Faone, che tocca gli 850 metri, e abbiamo un borgo antico che lo vedremo fra un pochino, veramente una chicca, competente pianeggiante, quindi competente carrabile, molto vissuto, non abbiamo a differenza di altri borghi vuoti, un borgo vivo, dove vive una importante fetta della nostra popolazione, e quindi fra un po' vi mostreremo le nostre bellezze, vi mostreremo la chiesa, dove tra l'altro all'interno abbiamo un quadro del Cesare, il Cavaliere d'Arpino del Cesare, un quadro bifacciale, abbiamo un organo per Catarinozzi che è una caratteristica, sono tre di questi organi sono in Italia, anche il nostro purtroppo non è funzionante, e faremo un salto anche sulla torre medievale per poter apprezzare così le nostre bellezze. Bene, signor sindaco, io la ringrazio. E allora, amici, non resta che seguirci per andare a scoprire Santo Padre Frosinone. A dopo. Andiamo tutti insieme.
Questa è anche la porta d'ingresso del paese, la porta sud, diciamo, c'è un'altra porta nord, e questa è porta Napoli, la prossima è porta Abruzzo, perché è il percorso di Santo Padre, il punto di transito tra la, il Stato Pontificio e tutto l'Abruzzo. Il paese era solo questo, col tempo invece si è sviluppato una parte. Il paese era all'interno delle mura. Il paese era all'interno di queste mura, questo è l'arco e qui iniziamo il nostro percorso. Quindi qui presumo ci sia stata una porta. Probabilmente sì. Ci sono due porte da cui si incontrava, cioè la torre si controllava. Il centro si caratterizza per cinque piazze. Noi abbiamo cinque piazzette, questa è la prima piazza. Eccoci qui, questa è porta d'Abruzzo, la porta verso l'Abruzzo ovviamente nelle, io sono particolarmente medioevo, interessato giustamente, perché la porta d'Abruzzo, quindi è la porta che porta a casa tua, a casa mia. E invece oggi è la porta che ci porta tutto nel parco del Collicello, cosiddetto, col complesso Santa Maria, e dove in fondo avremo anche la torre. Ottimo, che per necessità di un intervento di ristrutturazione, perché ad oggi non è. La possiamo solo ammirare da fuori. Vuol dire allora che torneremo quando la torre sarà visitabile per vederla pure all'interno. Sicuramente. Venite amici, venite con me, con noi. Anche a Santo Padre il panorama non manca.
Ecco, come ho già detto prima, la torre comunque è chiusa e quindi non è visitabile. Comunque non ci sarebbe neanche nulla da vedere. Si tratta chiaramente di una torre di avvistamento. E io da qui riesco a vedere il mio amico Sergio, che oggi è il mio cameraman, il signor sindaco, che oggi ci ha fatto vedere il suo bellissimo paese, e il mio amico Fausto. Ma quindi la porta che c'era qui... Questa è la porta di uscita dal paese. La porta di uscita. La porta di entrata. E lì c'era una garitta forse. Probabilmente sì. Vedi Sergio, fai vedere, qui probabilmente c'era la garitta col soldato di guardia, anche perché in effetti c'è anche una finestrella, c'è una feritoia. Bravo Sergio, facciamo vedere ai nostri amici, qui c'era la finestrella, quindi lui poteva controllare il passaggio. E farsi anche pagare le tasse in entrata e in uscita, ovviamente. Questo è il patrono del paese, San Folco. Signor Sindaco, il nostro tour sta per volgere al termine. Intanto vi ringrazio. Grazie a lei. Spero vi sia piaciuto, spero che potete venire a visitarci dal vivo, anche per godere il fresco di questo posto. Siamo sotto questo leccio secolare, questo è il simbolo di Santo Padre, ed è senza ombra di dubbio il posto più fresco di tutta la Giugliana, anche rispetto a posti più alti.
per una circostanza casuale c'è una un corrente che ci fa stare sempre belle. Ed io confermo. Giorgia Calda invece qui si sta veramente bene. Bene, signor Sindaco, grazie per la sua cortesia e disponibilità e speriamo di rivederci presto. Sicuramente. Amici, io vi do appuntamento ai prossimi video per nuove avventure, quindi seguitemi, non mi abbandonate chiaramente e vedrete sempre video più belli. E vi saluto col mio solito ciao, ciao, ciao. Bene, Fausto, che ne pensi di questo paese dove oggi ti ho portato? Un bel paese, ben tenuto. Bello da visitare, alcuni vicoli molto caratteristici. E allora approfittiamo a salutare i nostri amici. Amici, io vi presento il mio amico Fausto, che sicuramente ci farà compagnia per altri tour. E da Santo Padre, Frosinone è tutto. Alla prossima avventura. Ciao. Sergio, dimmi, carissimo amico mio, dimmi caro, hai visto dove ti ho portato oggi? Bellissimo. Che ne pensi di questo posto? Non mai stato, a me l'antico mi è sempre piaciuto. Ti è sempre piaciuto. La storia mi affascina. E poi guardi me, quando è tanto antico hai guardato me. No, tu sei giovane. Dimmi. Ripeto, il posto mi piace, dovrei visitare anche altri paesini qua intorno, perché dico, il sindaco ci ha detto che ci sono dei posti bellissimi. Sicuramente andremo anche in altri paesi. Adesso e però, quindi l'invito è per i nostri amici, seguiteci e così scoprirete tanti altri paesi che io già conosco di questa provincia di Frosinone, come ad esempio Boville Ernica o Castro dei Volsci, però il video non ancora l'ho realizzato, perché amici non vi dimenticate che io ho una certa età e sono un motociclista da quando ero ragazzo. E ora oltretutto è lo stomaco da riempire visto l'orario, no? O no? E allora che dire? Andiamo a pranzo. Ciao amici, ciao. Eccoci. Eccoci. Ok. Beh, amico mio, ma cosa ci porti? Allora abbiamo qui il top dello gnocco ciociaro. Cioè, qualcuno starà pensando a me, ma in realtà mi riferisco al piatto. Lo gnocco ciociaro è questo. Fatto a mano, gnocco di patate con pachino e basilico. Bene, e invece questo? È un tonnarello cacio e pepe trafilato al bronzo, sempre fatto da noi, con pecorino di Sant'Amasio. Bene, noi ci troviamo sempre a 45 giri a Santo Padre. Santo Padre, provincia di Frosinone, e il locale si chiama? 45 giri, scritto a lettere. E si mangia benissimo. A dopo. Presto. Ciao.